Un saluto a tutti voi, dal vostro iPhone Assist. Questi due display li ho messi uno accanto all'altro per un motivo molto semplice. Allora, sulla sinistra abbiamo un display LCD dove non si vede nulla sul display LCD, quindi non visualizza le immagini. Per il resto sembra perfettamente integro, cioè nuovo di zecca. Vabbè, ho tolto la colla OCA, mentre su quest'altro non l'ho tolta, ma non è quella la questione. Sulla destra invece abbiamo un display LCD su cui l'LCD funziona, ma il touch non funziona. Ed non è riparabile per il semplice motivo che noi abbiamo sì sostituito il connettore, ma qui qualcuno sul flex qui ha fatto un buchino. Non so se si riesce a vedere, ma eccolo qui. Questo qui è un buco. E quindi questo buco impedisce, perché qui passano diciamo, i contatti, no? Del touch, impedisce che funzioni correttamente, ok? Ora mi sono fatto una domanda e vorrei una risposta. Qual è la domanda? È possibile invertire? Ovvero, se io prendo il touch da questo LCD e lo stacco, poi stacco quest'altro, posso mettere questo touch che funziona qui sopra e quindi avere un display LCD completamente funzionante? Voi direte, è un po' complicato, non ho mai detto che è facile. Ma si può fare? E questa è la domanda. Cioè, possiamo invertire e recuperare un touchscreen di un display LCD? Credo che sia possibile, ma anche perché, guardate qui, io qui tempo fa ho staccato, non so se sono stato io o anche qualche nostro alunno, ho staccato un display LCD, ma vedete qua che c'è rimasto? Il touchscreen è stato tagliato a questo punto perché questa parte è partita, no? Bello questa parte è partita, ma come vedete tutto il touch è rimasto attorno, eccolo qua. E quindi io credo che se adesso qua ci mettessi un display dove non funziona il touch, questo toccerebbe tranquillamente. Perché? Perché tutto il touch è questo qui attorno, vedete? È questa parte qui che diciamo prende i comandi attraverso questa pellicola nera, che poi io ce l'ho comprata. Ed è sostituibile, che sarebbe quella che non so se sapete, quando ci mandate troppo calore o per altri motivi si dice si polarizza, si fa una macchietta nera quindi e va sostituita. Io un tempo fa ne comprai alcune per vedere, perché sapete, bisogna fare le prove, no? Sono queste qui, questo filtro qui che volendo si può cambiare, eccolo qui, che avrei un LCD con, no, avrei un touch con il pezzo che manca funzionante, ma dovrei prima staccare questo vecchio e rimetterci quest'altro. Dico, a parte questo fatto, no? È possibile staccare tutta questa parte, solo questa parte da un display LCD dove funziona l'LCD e poi rimontarlo sull'altro e quindi anche sull'altro fa la stessa cosa, lo devo staccare e lo devo rimettere? E questo è quello che vorremmo chiarire con questo filmato. Non so qual è intanto è la vostra perplessità, se siete più per il sì che per il no. Io credo che sia possibile. Dunque, allora vi dicevo, questo qui non funziona il display LCD, qui invece funziona. Qui non so, non funzionando l'LCD, se funzioni il touch, ma lo vedo integro. Invece qui ve l'ho indicato, no? C'è un bel buco sul flex. Questo non è guaribile se non sostituendo il tutto. Boh, si può fare o non si può fare? Andiamo a provare. Allora, prima di tutto vorrei togliere quello che è rotto da questo qui. La procedura, da quello che diciamo è la mia esperienza, da quello che penso io, sia questa. O meglio, la procedura sicuramente è questa. Bisogna prima di tutto staccare la parte di dietro, questa qui, che è la cosiddetta retroilluminazione di un display LCD. Quindi questa è incollata solo attorno, no? Come un rettangolo. Quindi si scalda appena, no? Attorno. Dopodiché si toglie ed è, come vedete, qui, no? Saldata qui. Noi però questa qui, questa retroilluminazione, siccome funziona, non la butteremo via. La dobbiamo scansare per poter togliere il touch. Dunque, tolta la retroilluminazione, credo riusciremo ad arrivare poi al dunque, cioè a staccare il touch. Perché il touch sta davanti al display LCD. Noi quindi dovremo passare qua in mezzo,
qui in mezzo, vedete, con qualcosa che separi, come è successo su questo vetro, il touch dall'LCD. Ok, intanto vado a scaldare con la nostra piastra, scaldiamo il display LCD per staccarne la retroilluminazione. Diamo una piccola scaldatina e poi lo rimuoveremo senza rompere nulla. Rimuoveremo la retroilluminazione. Penso che saprete che quando la retroilluminazione è guasta si può sostituire. Può essere guasta per vari motivi, anche perché c'è del liquido che per esempio ha preso sul telefono e si vede tutta macchiata. Quella si può cambiare tranquillamente, ma anche molto semplice. Il ricambio non costa un'enormità, mi sembra che costi sui 5 euro una retroilluminazione, poi dipende da dove la comprate e da chi la comprate. Allora, si è scaldato, sì, allora vi faccio vedere come si stacca, siamo qui. Allora, vedete questa parte bianca, no? È incollato solo intorno, quindi dobbiamo cercare di entrare in questo punto qui, senza rovinare nulla, no? Entrare e togliere la sola retroilluminazione. Quindi vediamo se sono nel punto giusto, allargo per vedere. Ci dovrei essere. Allora vediamo. Che non è che si veda benissimo, quando abbiamo un po' tolto poi riusciamo a vedere e la togliamo. Allora, ecco qui, sto staccando per vedere a che punto siamo arrivati, no, devo andare più in... Sono diversi fogli questi qui della retroilluminazione che sono dietro lo specchio dell'LCD. Allora, ecco, adesso riesco a vedere e la vado a staccare la retroilluminazione che arriva fin qui. Ecco, ancora un altro foglio, sono proprio tanti fogli, eh. Importante è con questa operazione poter staccare poi il touch, no? La parte del touch, possibilmente. Devo scaldare ancora un po', altrimenti qui adesso facciamo danni. Vediamo un po' se sì, ancora un po' di caldo non fa male. Lo metto ancora un po' a scaldare sulla piastra, poi ce lo mangiamo. Faremo la stessa operazione poi su questo, eh. A caldo dobbiamo togliere la retroilluminazione e poi andare a staccargli la parte che ci interessa, cioè questa parte col polarizzatore, con la parte nera e con tutta quanta la parte che funziona da touchscreen, ok? Boh, vediamo, scaldato, sì. Allora, apriamo. Dunque, vi faccio vedere, intanto l'apriamo così, ma c'è ancora un foglio che devo prendere da lì dietro. Ecco qui, stiamo aprendo, la vedete? Dunque, la retroilluminazione sotto diversi fogli, poi qui in fondo ci sono dei LED e poi che illuminano lo specchio che sta dietro l'LCD. Non ci siamo ancora arrivati perché c'è ancora un foglio qui da dover staccare con mucha attenzione, con molta attenzione. Poi se ci riusciamo, ecco, ci sono arrivato dietro, ok. Ancora un altro foglio, ammazza. Mi pare la matriosca questo. Sì, adesso finalmente siamo arrivati all'ultimo, perché quello che adesso vedo, vi farò vedere anche a voi, è lo specchio che sta dietro all'LCD. Ah, ecco qua. Importante è che questi fogli non vengano sporcati. Se si sporcano poi si vedrà la macchia nella retroilluminazione, ok? Ecco qui. Questo qui che vedete adesso è lo specchio che sta dietro l'LCD e quindi adesso abbiamo solo LCD e touch, questa parte molto sottile. Questa che ho tolto qui invece era la retroilluminazione, ok? Oh, adesso bisogna dare un po' di caldo qui per staccare completamente tutta la retroilluminazione perché è incollata in questo punto qui. Scaldiamo un attimino
è tutto una cosa di scaldare. Adesso poi è arrivato pure il bel tempo, quindi fa già caldo, però purtroppo queste cose si fanno così a caldo, non si possono fare a freddo. Allora, ci siamo quasi, eh. Sto sempre sulla piastra a scaldarlo. La piastra la mettete sempre a temperatura 80-90 e non di più, perché dopo sennò vi giocate il tutto e non è bello. Allora, vediamo un po'. Su, ok. Ah, si è tutto richiuso. Bene. Ok. Dunque, andiamo a staccare l'ultima parte della nostra retroillumination. Allora, qui ci sono dei piccoli LED che in alcuni si vedono così bene che fanno quasi, diciamo, riflesso, no? Ci è capitato un cliente che diceva che vedeva troppa luce, erano i LED della retroilluminazione. Purtroppo in quel caso non è che si può fare granché. Se si vede o perché è stato assemblato male il display LCD o perché non so, è stato montato male il resto. Vedete, questi sono i LED che vi dicevo, che stanno poi anche qui, vedete? Sì, è inquadrato. Ok, questo è lo specchio invece del display. Questo si può pulire, se vedete un po', qualche ditata gliel'ho data. Ora abbiamo quindi touch ed LCD, ok? Dovremmo separarli. È possibile questa operazione o sto parlando di una cosa assurda? Noi ci proviamo e vediamo se è possibile, no? Se non è possibile, non lo faremo, ok? Allora, come lo faremo? Sempre scaldando sulla piastra. Lo mettiamo a scaldare. Allora, come si fa? Guanti termici per il calore, plettri e mano che vada con precisione tra LCD e il touch a scollare piano piano. Come si fa anche con, credo, iPad mini, eccetera, no? Non bisogna romperlo, ma bisogna scollarlo. Se lo hanno incollato, a calore si può anche scollare, no? Dico qualcosa che non va? Dunque, questo tanto è rotto, non dovrò fare attenzione a staccarlo senza romperlo, però l'altro non è rotto. Vedete qui, era rotto, no? Per cui l'altro, siccome non è rotto, lo devo staccare come si deve. E quindi questo mi servirà per vedere, no, come si fa, perché sull'altro invece veramente non dovrò fare alcun danno. Vediamo un attimino se la parte dell'LCD è questa. Dunque, eccoci qua, tra uno e l'altro, come si dice, tra il dire e il fare, si può fare o non si può fare, stiamo vedendo. Entra, sì, ecco qua, vedete? Come quando stacchiamo un LCD di altre cose, no? Vedete? Qui siamo penetrati adesso in mezzo tra la pellicola e il touch. Qui però ci troviamo davanti sicuramente a una parte molto molto più delicata. Scaldiamo ancora, perché deve essere bollente per poter operare. Ci abbiamo il plettro. Abbiamo il nostro tool per cercare di accedere là dietro. Sarebbe stato meglio farlo mentre era montato questa operazione, se lo dovete fare tante volte, quando è montato sul vetro, perché lo potete trattenere e fare con il filo al molibdeno direttamente sulla piastra. Noi adesso ce l'abbiamo già separato e per cui dovrei incollarlo. Dopo che l'ho incollato, separarli è un po' più complicato, no? Ormai. Vediamo se dopo separato, che sarebbe poi l'operazione ancora più complicata, riusciamo ugualmente a staccare, no? Allora, entriamo anche con un altro plettro, proviamo almeno a entrare. Sta entrando, solo che era rotto e sta finendo di rompersi questo touch. Il problema è staccare quell'altro senza rovinarlo.
no? Allora. Non capisco perché l'hanno bucato lì. Credo che così sia abbastanza impossibile. Quindi la strada per scollare il touch da un LCD è proprio quella che ho detto prima. Cioè quando, mentre che il touch, questo qui, è incollato sulla parte del vetro, si può andare in mezzo qui. Invece che mettere il filo sotto a tutto, metterlo in mezzo tra il touch e l'LCD e quindi portarsi via l'LCD completamente. Vediamo se è possibile invece riutilizzare questo che già c'è. È una curiosità. Lo mettiamo a scaldare. Voglio vedere se lì dove non funziona il touch, ma funziona l'LCD, se mettendo questo touch. Lo possiamo vedere anche l'altro schermo, non è quello il problema. E poi sarebbe questo che stavo lavorando, dove che non funziona il touch. Ma l'LCD dovrebbe essere ancora funzionante perché non l'ho toccato. Facciamo una prova così, en passant. È una curiosità. Ok? Dunque, aspettate che l'ho scaldato, voglio vedere se si toglie l'ultima parte nera che è rimasta. Eccola qui, no? Che poi questa parte nera, ripeto, è intercambiabile. Di solito si toglie quando si polarizza. Adesso invece la togliamo perché chi ha staccato qui è andato col filo troppo in alto, invece deve andare un po' più basso. Vedete, questo è il filtro polarizzatore che ho tolto. Dunque, adesso non mi interessa di stare a pulire, voglio solo fare la prova e vedere se questo touch è funzionante. Dunque, quindi dovremmo metterlo così. Aspettate, no, così, e attaccare questo LCD e il touch, invece di attaccare il suo che è quello rotto, attaccare quell'altro. Per non sbagliarci lo togliamo proprio completamente questo touch da qui, tanto è andato, ci vuole una forbice, andiamo subito, una piccola forbice e togliamo quel touch vecchio. Non buttatelo perché vi può servire il connettore del touch. Lo potreste posare, no? Vediamo se questo qui funziona. Perché se questo qui funziona, puliamo, ci mettiamo davanti un LCD e abbiamo trovato un LCD più touch. Ok? Oh, manca la retroilluminazione adesso. Quello è il minimo dei problemi. Si vedrà molto, come posso dire, si vedrà appena la mela. Perché mancando la retroilluminazione manca la luce. Mi avete seguito? Spero sì. Io mi sono seguito. Allora, vediamo. Ma magari ce l'appoggiamo la retroilluminazione così. Eccola qui, sarebbe questa. Così diciamo non manca completamente, va bene. Appoggiamocela. Vediamo se il touch funziona. Touch screen funziona quello che avevamo già, ok? Lo mettiamo bene. Così sarebbe, lo mettiamo sul nostro iPhone di test. Ok, allora colleghiamo l'LCD che non dovrebbe essere rotto perché non gli ho fatto nulla, ho solo tolto il touch screen. Aspida, però così non riesco ad agganciarlo, sto messo un po' male, vediamo se riesco. Dunque, ok, riproviamo. Sono un po' curiosità mie, poi voi prendetela così. È una curiosità mia, vedere se questo vetro con la parte del touch è separabile, perché alcune volte capita che voi avete un LCD che funziona e il touch no, lo potreste recuperare da un altro dove funziona e riavere la completa funzionalità, no, di tutto. Sempre se ce l'avete una parte di un touchscreen rotto, no? Perché altrimenti andarlo a comprare, comprate direttamente
il tutto, no? Ormai i prezzi poi sono scesi pure. Vediamo se questo si accende. Ecco, si è staccato. Andiamo a versi poco durante queste operazioni. Si è staccato. Allora, riproviamo. Mia, lavorare così è un po' una rottura, però i test. Abbiamo comprato anche dei flex per fare i test, ma quelli si spaccano subito. Ancora peggio il lavorare in questo modo. Mamma mia, che palpebre su. L'avevo preso. Ok, touchscreen. Ok, vediamo se riusciamo ad accenderlo senza avere rotture adesso. Vai. Sì, la mela c'è, come vedete. Aspettate, vediamo se si vede. Sì, la retroilluminazione sta un po' per terra, ma comunque l'effetto lo fa uguale. Sarebbe stato meglio che stia più in alto, però ecco qua, vedete? Riusciamo ugualmente a vedere la mela, è un po' montato anzi, più che artigianalmente. Noi vogliamo vedere se questo touch messo al posto dell'altro, anche se è tutto mezzo rovinato, funziona. Perché, ripeto, il touch è quello che sta attorno. Quella parte nera non è il touch, ma è il filtro polarizzatore. Vediamo, perché se così funziona possiamo metterci un LCD. E abbiamo recuperato qualcosa. Io sono per il recupero oltranza. Sbaglio? Vabbè. Metto un po' di luce mentre aspettiamo che parte. No, vabbè, così poi non si vede nulla. Su, dai. Ci siamo quasi, eh? O meglio, ci dovremmo essere quasi. Dunque, prima il touch non funzionava. Vediamo adesso. Dobbiamo aspettare che finisce di partire. Adesso abbiamo messo questo, vediamo se taccia. Avete visto? Sta tacciando. Quindi questo vetro, allora, non si vede benissimo, ma come vedete il touch funziona. Ho ragione io, no? Che il touch sta su questa parte qui. Quindi è perfettamente funzionante. Quindi basterebbe, ripeto, che invece di fare come ho tentato io, di staccare direttamente, no, da qui il touch, staccarlo mentre è collegato al vetro e quindi togliere la parte superiore. Se anche vi si rompe questa nera, non ve ne importa nulla perché si può rimettere, si reincolla, è solo incollato attorno. Quindi l'operazione è possibile. Questo touch che è una bellezza, vedete? Quindi adesso lo puliamo, accendiamo la luce, stacchiamo il tutto, lo puliamo. E ci andiamo a mettere un LCD e andremo a vedere. L'LCD lo metteremo con l'oca solida, quindi con la nostra, come si dice, macchina laminatrice che abbiamo comprato apposta per queste operazioni. Togliamo intanto questo LCD che funziona, che poi rimetterò a posto. Ciao. Dunque, qui abbiamo quindi un touchscreen su un vetro che funziona. C'è da togliere l'oca, la colla oca, e da mettere il filtro attorno, che è solo un collato, ve l'ho già detto, no? Quello nero. Anzi, non ce lo metto per niente, ci metto direttamente il display LCD col filtro polarizzatore. Ma lo faremo, ripeto, con la macchina Oka, ok? Adesso io la pulizia della colla non è che ve la devo far vedere perché penso vi fidate, non è un'operazione complicata, va bene? Ok, ho ripulito il vetro col touch che abbiamo recuperato, lo ricordate, no? Questo qui. Poi magari lo finisco di pulire meglio. Facciamo le prove generali. Questo è un LCD di un iPhone che avevo comprato diverso tempo fa, solo LCD senza touch. Ci mettiamo davanti il nostro vetro con touch, che poi incolleremo con la colla che conoscete ormai, la colla solida Oka, no? Vediamo se è tutto ok. Dopodiché possiamo procedere con metterci la colla Oka e poi metterlo nella macchina per incollare per bene. Allora, vediamo. Dovrebbe essere tutto ok perché il touch non sta sull'LCD, ma è questo qui.
che abbiamo adesso noi, diciamo, in qualche modo recuperato. Allora, diamo corrente, ecco che è arrivata la mela. Se il touch funziona perfettamente in tutte le zone, allora noi possiamo tranquillamente procedere, no? A incollare vetro con touch, scusate, vetro con vetro touch con l'LCD in questo caso, perché in genere si prende un LCD già con il touch sopra, tipo questo, e si incolla al solo vetro. In questo caso invece è un vetro già con il touch incollato, su cui metteremo solo l'LCD. Lo avevo preso tempo fa, sia il vetro touch che l'LCD separati, però sapevo benissimo che sarebbe stato difficile montarlo sul vetro senza avere uno strumento adeguato come quello che abbiamo acquistato da poco, la cosiddetta macchina per laminazione, quindi per mettere la colla oca in modo professionale tra un vetro e un LCD, oppure tra un vetro touch e un LCD, come in questo caso. Per pulire il vetro touch è stato abbastanza complicato perché c'era una marea di colla oca. Se dovreste comprarla, ricordatevi che non c'è un'unica colla oca, ma c'è quella più spessa e quella meno spessa. Vediamo se funziona. Vedete, il touch funziona, l'LCD è nuovo, bene i colori brillanti, vedete, no? Un po' se touch dappertutto, sì. Sì, mi sembra di sì. Sì, dovrebbe essere ok. Quanti gigabyte era questo telefono? Per curiosità, mi sembra che era da 16, però magari mi ricordo male. Generali, info. Allora, dunque, sì, è un 16 giga. Non c'è quasi niente dentro. Firmware 712, seriale email, lo vedete, no? Ok. Dunque, quindi possiamo procedere al mettere la colla oca tra vetro touch e LCD, e poi andremo nella macchina a laminazione a fare il resto, ok? Andiamo a posizionare la colla oca sul nostro LCD. Togliamo la protezione dalla polvere che sta qui. Ok, ci vuole uno strumento di precisione. Questi li comprai esattamente 5 anni fa, non li ho mai usati perché molta gente non sapeva come incollarli sul vetro touch. Ok, adesso andiamo a metterci il nostra colla oca solida. Bene, si mette così. Ok, accidenti, altro po' spaccavo tutto. Allora, ok, abbiamo messo quindi la colla oca sull'LCD, gli diamo una pressata migliore possibile, poi tanto comunque abbiamo la macchina, abbiamo l'autoclave che provvede eventuali rimozioni di bolle e lo fa pure bene. Intanto rimuovo io manualmente quelle che adesso si sono formate. Bene, ok, a questo punto passiamo alla dima. Conoscete la dima dell'iPhone 4, no? Che è questa, la faccio vedere. Ok, qui andiamo a posizionare il nostro LCD.
Queste sono le CD, ma di solito, ripeto, è le CD più touch, no? Il vetro l'abbiamo già preparato ed è pulito. In questo caso è vetro più touch. In genere è solo vetro. Vediamo se sì, è pulito. Dunque, andiamo a mettere l'LCD al suo posto, qui. Facciamolo qui così si vede meglio. Dunque, questo lo mettete dentro. Ok, adesso si può rimuovere la pellicolina che protegge la colla oca, ce n'è ancora una sopra. Questa era la colla oca avanzata, quella liquida che è un casino, va in giro, perciò noi preferiamo la colla oca solida a quella, scusa, sì, quella solida a quella liquida, perché quella liquida non sta ferma, quella solida sì. Do una pulita al vetro, ma comunque. Oh, adesso l'ho sporcato invece che pulire. Bravo asino. C'era qualche pezzo di colla oca che adesso è caduto e mi ha sporcato il vetro. Accidenti. Siamo pronti. Andiamo a rimuovere quello che è rimasto. Allora, la velina sopra qui. La rimuoviamo, qua, si sta aprendo e la portiamo via. Ecco qui, tu devi rimanere giù, grazie. Ok, come vedete quando lo tolgo non è che poi rimane bene, qui si sono già fatto due o tre bolle. Meno male che c'è l'autoclave che provvede al tutto. Allora, andiamo a mettere il vetro touch che abbiamo già pulito e ripulito. Lo mettiamo sopra adesso. Miriamo perfetto, se no facciamo un casino. Allora, qui ci siamo. Qui pure. Da solo appoggiato, non pensate chissà che dovete fare. Ecco qui, no? Da solo appoggiato, eccolo qua. Il resto lo fa la nostra macchina laminatrice. Ci trasferiamo in quell'altro reparto, alla macchina laminatrice. Andiamo. Siamo davanti alla nostra macchina laminatrice. Si accende qui sulla destra, c'è il pulsante di accensione. Accendiamola. Sta partendo. All'inizio fa un po' di rumore, come sentite, un sacco di casino. Il display ci indica che è partita, eccola qua. Ok, a questo punto possiamo partire con la prima parte. C'è questo specie di vassoio su cui noi andiamo a posizionare il nostro LCD. Vi ho già spiegato che il posizionamento è questo, guardate. Voi prendete l'LCD, dovete far entrare fin qui, fino alla riga rossa, ok? Quindi così. Ok? Bene. A questo punto aprite il vassoio. Questo e ci mettete dentro lo schermo LCD fino ad arrivare così pari, no, diciamo, no? Chiudiamo e andiamo a premere start. Ok, la macchina si predispone, e a questo punto quando è pronta, premiamo under pressure con, per far premere lo schermo, ok? Vado. Avete visto, no? Scende. Ecco qui. Sta lavorando. Adesso sta un po' più zitta. Prima faceva un po' di casino. Ho visto che ci sono diverse di queste macchine, quindi il prezzo, fateci caso, varia a seconda di quello che vi danno. A quanto pare ognuno mette il suo marco, secondo me. Questi cinesi sono strani, o meglio, sono capaci di guadagnare su tutto. Vabbè. Allora, ha finito. In genere
ci mette dai 3 a 4 minuti, non di più. Vediamo se si alza da sé oppure devo alzarlo io. Stiamo a 2 minuti. Questo è touch, questo schermo. Se lo premo, vedete, mi esce il touch, no? Sta a 2, ok, sì, d'accordo, sì, abbiamo capito. Questo conta i minuti. Poi, se entriamo nel menu, abbiamo la possibilità di personalizzare alcuni parametri. Meglio lasciare quelli che sono già di default, sono già preimpostati, impostati dalla casa, ok? Non vorrei che parlo difficile, poi non mi si capisce. Stiamo circa 3 minuti, in genere so che ci vogliono 4 minuti, non di più. E non verrà bene perché era già, mi sembra, con le bolle, però lo andremo a mettere nell'autoclave che sta qui. La faccio vedere, si può aprire anche mentre è così. Questa è l'autoclave e questa provvederà a togliere tutte le bolle e il lavoro era perfetto, come se il display, come lo fa la casa madre, no? Tre minuti, vedete? Sta contando qui sul display, siamo a 3 minuti. Poi non so come era impostato, se vediamo ora da 3 minuti o diverso. Dunque, allora, dice 5 secondi, 5 secondi, poi 4 minuti, quindi avevo ragione, all'incirca 4 minuti. Stiamo a 3, a 4 dovrebbe finire, ok? Vediamo. Adesso segna 4, se non si ferma la fermiamo noi. Non si sente il calore perché il vetro è molto spesso questo qui. C'è scritto di non toccare questa qui perché dovrebbe essere sugli 80 gradi, insomma non è che è altissima la temperatura, ma comunque meglio non toccarla a mani nude. Se non lo fa lui, lo fermiamo noi da qui, così possiamo aprire la porta. A 4 minuti ci siamo. Questo aggeggio costicchia, ce ne sono dei diversi tipi. Uno promette che non serve dopo questo processo togliere le bolle, ma secondo me non è così. Secondo me serve, e come, poi sai, vi possono pure promettere la luna, se ne adesso ve la danno, no? Ok, ci fermiamo da soli e chissà che ancora non si ferma. Ecco qui, è fermata, apriamo e andiamo a prenderci il nostro schermo. Come vedete ha le bolle, faccio vedere, c'ha le bolle sia qui che qui, è abbastanza generalizzato, lo vedete, no? Nella nostra autoclave questo scomparirà. Apriamo e qui vedete sta a circa 6 atmosfere, quindi dobbiamo decomprimere l'autoclave premendo l'apposito pulsante, questo qui. Appena che si è decompressa possiamo andare ad aprire. Vi avvicino così vi faccio vedere come è fatta la questione qui. Dunque, adesso la pressione è ottimale per aprire e andiamo ad aprire. Allora, l'ho stretto abbastanza bene, per cui mi serve un giravite per allentare i due anelli di chiusura. Ecco qui. Ok. Bene. Abbiamo aperto. Questo è il vassoio, può contenere diversi schermi che avete lavorato. Vediamo quanti ce ne vanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a meno 8. Inseriamo quello che abbiamo adesso lavorato noi, andiamo in dentro e chiudiamo.
e poi ci andremo a godere il risultato a termine. Oh. Poi questa macchina, mano a mano che la usate, imparerete bene, perché non pensate, insomma, adesso riguardando il mio video, questo chiudeteli più forte possibile, ermeticamente, c'è una guarnizione intorno, ma voi stringete bene così non perde aria e l'autoclave fa il suo dovere, no? Ah, il giravite è mio, non me l'hanno fornito, poi voi fate con quello che volete per stringere questo, ok? Ok, ci siamo, possiamo ripartire, si ripreme qui, l'autoclave riandrà un'altra volta a circa 6 atmosfere e lo lasceremo agire. Nel frattempo si può sempre utilizzare il forno, cioè se avete un altro vetro, ce ne vanno anche due, si possono intanto trattare nella lamination machine, no? Per ora io non li ho perché è una cosa dimostrativa. Ecco qui, si è portato a 6 atmosfere e adesso lo lasciamo tranquillamente lavorare noi, no? Dicevo, questa qui si può, anche se sta in funzione l'autoclave, si può tranquillamente utilizzare e mettere vassoio con altre cose. Per adesso non ho nulla, ce ne vanno, mi sembra, 2 di iPhone oppure 1 di Samsung, eccetera. Qualsiasi comunque schermo LCD con cui voi mettete la colla oca può essere utilizzato con questa macchina. Boh, lasciamo lavorare l'autoclave per vedere poi come questo strumento sia molto utile per rimuovere le bolle che si sono formate. Vi farò vedere dopo il risultato. Ci vediamo tra un po'. È passato un bel po' di tempo, Sicuramente vi chiedete quanto tempo. Loro dicono 5 minuti, io l'ho lasciato più di mezz'ora. Più tempo l'ho lasciata meglio è. Tanto ne potete mettere anche 8 insieme, no? Andiamo a togliere il nostro LCD dal nostra autoclave. Prima di tutto premiamo il pulsante per decomprimere e vediamo com'è venuto, no? Aspettiamo che si decomprime tutto. Ecco qua, andiamo ad aprire. Il risultato dovrebbe essere perfetto, però lo vediamo e poi diciamo, ok? Allora, domani è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme. Allora, eccoci qua, bene, vediamo com'è venuto. Vi ricordate quante bolle aveva questo LCD, no? Vediamo adesso, tiriamolo fuori, vieni qua, ok? Allora, vediamo, perfetto, vedete? Non c'è più nessuna bolla, eccolo qua, che me ne pare? È venuto come doveva, la macchina quindi fa il suo dovere. Eccola qui, non ci sono più bolle, vetro delle CD sono incollati perfettamente, eccolo qua, questo è quello nuovo che abbiamo messo, che ve ne pare? Volete la prova se funziona, giusto, scommetto? Chissà perché siete sempre increduli, come era un certo San Tommaso, vi faccio vedere se funziona, ok? Comunque lo riconoscete, no? Schermo delle CD che abbiamo assemblato, anzi, vetro più touch, è solo il LCD assemblati con la colla solida che si compra a pochi soldi all'estero, in Italia invece vogliono un sacco di soldi, ti consiglio di comprare all'estero se volete anche attraverso di me, come volete voi. Dunque andiamo a vedere se funziona, ok? Lo so che tanto non mi credete. Eccoci qua, l'abbiamo appena acceso. Che cos'è questo? Un po' di polvere dentro, possibile? Forse sì, qui appena granodello di polvere, accidenti, forse era sotto, perché io, siccome ho tolto la velina che era doveva essere il vetro pulito, non me ne sono accorto. Vediamo un po', sì, è sotto, vabbè, lo rifaccio, si riscolla e si rimette quando è in questi casi. Comunque adesso noi intanto stiamo analizzando
funzionamento della macchina. Il vetro è stato messo molto bene, c'è un chicco di polvere, non va bene. Vediamo se adesso funziona ancora tutto, no? Touch, sì, ecco qui che risponde. Diciamo che manco si vedrebbe, però siccome voi sapete che io sono perfezionista e pure voi, non lo lascerò così, dunque. Annulla, annulla, ok. Dunque, il telefono è sempre quello, il vetro è quello che abbiamo recuperato insieme al touch. L'LCD è nostro, nel senso era nuovo di fabbrica, preso tempo fa, non adesso, no? Ok, dunque mi sembra quindi la laminatrice, anche se costa tanto, fa il suo dovere. Prendetela con l'autoclave, non prendetela senza, perché poi vi promettono che non farà le bolle. Ma poi alla fine magari le bolle ci sono, no? E questa invece, se eventualmente viene, perché purtroppo può succedere che viene la bolla, vi toglie la bolla. In questo caso io adesso dovrò ristaccare l'LCD, pulire la colla e rimetterla senza la piccola, come si chiama, c'era qui, no? Se lo spengo si vede. Vediamolo. Ah, così, mentre che è acceso non si vede, ma vedete qui? C'è questo granellino di polvere, vi avvicino così lo vedete meglio. Che dà fastidio, eccolo qua, lo vedete? Questo qui, pulendo, ce n'è uno qui, proprio uno e basta, uno contato, e me ne sono accorto, e beh, può succedere, certo al cliente non possiamo dare una cosa fatta così, no? Giusto? E per quanto riguarda eventuali prezzi di questi lavori, se li farete fare da noi, non lo so, devo prima vedere quanto ci costano i ricambi, no? E quanto devo chiedere di manodopera per fare poi il prezzo finale. Appena mi sarò un po' orientato, nel senso avrò capito più o meno quanto costano le cose, magari guardare anche in giro quanto chiedono gli altri, poi vi farò un prezzo, insomma, ok? Poi dipende anche dal volume di lavoro, no? Se uno manda un solo schermo è un conto, se ne manda di più, il discorso penso sia completamente diverso, no? Giusto? Boh, allora. Laminator machine arrivata da qualche giorno, due per la precisione, la stiamo provando e anche perché dobbiamo imparare a usarla. Poi chi verrà a fare il corso come tecnico da noi faremo anche questo, cioè faremo conoscere la macchina e come si usa. Poi giustamente noi abbiamo detto anche ad Antonio e diremo anche a Francesca e agli altri corsisti che possono mandare a noi i loro vetri. Gli facciamo un prezzo buono e glieli rimandiamo indietro, così il cliente è contento perché risparmia, anche loro saranno contenti perché hanno fatto un prezzo buono al cliente, e il cliente, insomma, tutti contenti tranne forse noi che dobbiamo lavorare. Il guadagno non è tanto, ma insomma, vabbè, oh, chi si contenta gode, diceva un proverbio, no? Quindi non è che noi per forza dobbiamo fare prezzi stratosferici, no? Anzi, assolutamente no. Dunque. Quindi abbiamo dimostrato con questo e un precedente video il funzionamento di questa Oka Lamination Machine Vacuum sottovuoto. Quindi è una macchina che funziona con compressori incorporati, non c'è niente di esterno. Da una parte comprime con il calore lo schermo sull'LCD, dall'altra c'è l'autoclave che rimuove le bolle. Io credo che siano entrambi strumenti utilissimi. Lunedì mi arriva anche la macchina per i Samsung, perché per quanto riguarda le Samsung, la questione è come estrarre l'LCD senza romperlo. Mi arriverà una specifica macchina che, non, come mio consueto, vi diciamo, farò vedere come funziona. Antonio mi ha detto che lui ne ha comprato una diversa, ma poi dipende dagli strumenti che uno utilizza, no? Che costa di meno. Bravo, hai fatto bene perché tanto tu hai già la macchina per riscaldare il vetro dell'LCD, quindi non ti serviva quella completa, no? Bene, vi saluto perché il tempo sta scadendo, qui mi dice che è rimasto 1 minuto. Stavo dicendo, arriverà questa macchina e vi dimostrerò come funziona per quanto riguarda la parte Samsung. Poi la lamination machine è sempre la stessa per fare la finalizzazione della lavorazione, no? Ma per l'estrazione dell'LCD e tutto il resto ci vuole questa macchina che è molto buona. Grazie a tutti voi. Vi auguro buona domenica, ciao a tutti dai Foreign Assist.